L'avvento del coronavirus quest'anno è stato un evento del tutto inaspettato che ha travolto gran parte della nostra vita, della nostra programmazione quotidiana, del nostro lavoro, del tempo, della famiglia e delle attività. In questo periodo Gino Angelo Torchio, medico scrittore con al proprio attivo una lunga serie di libri di narrativa e anche di racconti e poesie, ha pensato di scrivere di scrivere un libro dedicato in particolare agli adolescenti, dedicato in particolare ai ragazzi della scuola, per descrivere la difficoltà vissuta proprio in questo periodo, nel periodo che ha preso il nome di lockdown. Come nasce Generazione Covid, l'ultimo libro che ho scritto? Proprio durante il lockdown ho scritto Generazione Covid con l'intenzione di far emergere tutte le possibili analogie che accomunano questa pandemia di coronavirus a tutte le grandi epidemie della storia dal 1100 ad oggi. Peste, colera, vaiolo, rabbia, sudor angelicus e influenza spagnola del 1918. Ho scritto Generazione Covid per dimostrare come non esista un altro modo per arginare una calamità contro cui non esiste ancora un rimedio. Ci è stato insegnato dai popoli antichi, mettendo in atto il lockdown, la quarantena, la chiusura delle frontiere, la costruzione rapida di importanti complessi per il ricovero degli ammalati, i cosiddetti lazzaretti. Quello che scopriamo nel corso del libro di Gino Angelo Torchio è che la storia dell'umanità ha presentato una serie vastissima di circostanze drammatiche in cui le epidemie divenute pandemie si sono diffuse con molto spesso esiti devastanti, facendo strage di popolazioni e di città. Fin dall'inizio della pandemia di coronavirus, la popolazione che non ha vissuto da 100 anni a questa parte una condizione di emergenza tale, ha accettato con grande disagio le misure restrittive imposte dal governo e dalla regione. Eppure, le imposizioni di lavarsi rapidamente frequentemente le mani, non abbracciarsi, non stringersi le mani, usare le mascherine, non frequentarsi, tenere chiusi gli uffici, le scuole, le chiese, non effettuare i funerali e l'accompagnamento dei feretri, mantenere una certa distanza l'uno dall'altro, erano delle misure emanate per l'ultima volta nella storia durante l'influenza spagnola del 1918. Ma attenzione, perché già in precedenza erano in vigore queste misure fin dal 1300, dalla peste di Boccaccio, nel 1427, dalla costruzione del Nazaretum, un lazzaretto di Venezia, nel 1630, nel 1834 a Torino, con il colera, durante l'epidemia di colera. Ma attenzione, con la differenza che rispetto a queste misure, che erano le stesse, erano molto più severe. Si pensi che a Venezia, nel 1630, il Senato fece issare su una nave ferma nel porto una forca a dimostrazione della sorte che sarebbe toccata ai disobbedienti. Ma se andiamo ancora più indietro, nel 1300, a Firenze, la sera e la notte giravano per le strade dei soldati armati con il compito, l'obbligo di catturare tutti coloro che non rimanevano chiusi in casa. E che dire poi della costruzione rapida degli ospedali che abbiamo visto proprio in questi mesi nelle nostre città e nelle città dell'Europa e dell'Asia, negli stadi, in grandi luoghi aperti, pubblici e privati, che sono sorti per la cura degli ammalati, degli infetti di coronavirus.
Non c'è forse un'analogia fra questi nostri ospedali costruiti così in fretta, così rapidamente, ai lazzareti che erano stati costruiti per il ricovero degli ammalati? Non c'è forse un'analogia? Ma certo che c'è un'analogia. Ma poi pensiamo per esempio alla carenza dei medici. Durante la 1918, l'influenza della spagnola, i medici nelle città mancavano, tanto nel nord come nel sud. In generazione Covid, i giovani di una classe immaginaria che Gino Angelo Torchio descrive si trovano dunque a dover fare didattica a distanza. Didattica a distanza significa, come accennavamo, stare davanti ai propri computer e vedere attraverso lo schermo di quelli i propri docenti, i propri insegnanti. Così accade alla classe del professor Limmitri, professore di materie letterarie, che Gino Angelo Torchio sceglie quale coprotagonista insieme ai molti ragazzi che lo affiancano e che prendono la parola nel corso del libro. Generazione Covid nasce dall'idea della figlia di questa pandemia che riguarda l'insegnamento, cioè la didattica a distanza, perché è scritto proprio con questo stile, cioè ho immaginato un professore di storia che spiega attraverso le lezioni a distanza tramite computer un gruppo di suoi allievi che volontariamente gli hanno chiesto di essere informati sul perché, sul concetto, delle restrizioni imposte dal governo e dalle regioni. Era scritto in modo molto semplice, molto comprensivo per la lettura, molto facile, diciamo, dei ragazzi di quell'età che va dai 15 ai 20 anni, ma va anche letto da parte degli adulti, da parte degli insegnanti che hanno il compito di erudire, di spiegare ai giovani, che secondo me è il terreno più fertile perché le cose vengano comprese. E io lo consiglio per una lettura in generale, per una impostazione di stile di vita, per capire tante cose, soprattutto quanto è bella la libertà e se la perdiamo, quanta sia la sofferenza della persona umana. Per scrivere questo libro, il dottor Gino Angelo Torchio, pneumologo, medico scrittore, come dicevo, è stato affiancato, si è giovato della collaborazione di alcuni amici e di alcuni esperti, primo fra tutti il professor Adriano Pasteris, che ha scritto insieme a Gino Angelo Torchio una parte di questo libro, in particolare che ha scritto con lui una premessa, un'introduzione e una conclusione. Generazione Covid che sta a dimostrare la generazione che da oggi se seguirà. È un libro scritto per gli studenti. È un libro scritto per gli studenti delle scuole medie, inferiori e superiori, affinché sappiano a priori come dovrà essere la loro vita, il loro stile di vita, se malauguratamente si ripresentasse un ritorno del coronavirus oppure un'altra sconosciuta calamità durante gli anni seguenti, durante il secolo stesso. Che cosa si propone di insegnare Gino Angelo Torchio con questo piccolo ma intenso, ma succoso, ma pieno di energia nuovo libro? Si propone di dire ai suoi lettori innanzitutto quanto ciò che abbiamo vissuto debba essere inserito in una storia più lunga, in una storia che ha visto tante volte, tante altre volte, purtroppo, accadere episodi drammatici simili a quelli che abbiamo vissuto e talvolta anche molto più drammatici per varie ragioni, primo fra tutti per la mancanza di strumenti adeguati nelle file della medicina per combattere le epidemie, per combattere le malattie, della mancanza della tecnologia, della mancanza della possibilità di surrogare le relazioni così come noi abbiamo fatto, noi e i nostri studenti abbiamo fatto, grazie appunto alla
alle piattaforme di incontro a distanza, dell'e-learning, della possibilità di incontrarsi attraverso internet, l'e-meeting. Ecco, un tempo era molto peggio, ci dice Gino Angelo Torchio, sia dal punto di vista della medicina, sia dal punto di vista delle risorse disponibili per ciascuno. Ci dice anche che tutta la storia della medicina conferma inequivocabilmente che di fronte al dilagare di epidemie, le cui origini sono magari, come nel caso del coronavirus, conosciute, ma poco combattibili, poco facili a essere combattute secondo e attraverso gli strumenti di cui si dispone, non si hanno armi abbastanza efficaci se non quelle del confinamento, se non quelle della perimetrazione di gruppi familiari, della riduzione delle occasioni di contagio e quindi anche di socialità. Questo ci dice attraverso l'analisi e la lettura della lunga storia delle pandemie, nella lunga storia, nella ormai lunga storia dell'umanità, ma ci lascia appunto un messaggio positivo proprio nella descrizione, nella capacità di reagire, nella volontà di capire delle più giovani generazioni che sono al centro del pensiero, dell'ispirazione di Gino Angelo Torchio e che sono anche protagoniste e destinatarie del suo libro. Buona lettura dunque con Generazione Covid di Gino Angelo Torchio, con una premessa e una conclusione di Adriano Pasteris. Trovate il libro nella nostra libreria virtuale, nella sezione apposita, nel sito stefanotermaninieditore.it. Lo trovate anche in alcune selezionate librerie, tra quelle che più assiduamente collaborano con la casa editrice.